Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Questo video commento riguarda un documento che è uscito recentemente, approvato dal gruppo europeo sulla protezione dei dati, che cito regolarmente perché è uno degli strumenti fondamentali di aggiornamento ed applicazione omogenea sul territorio comunitario del GDPR. Il cui compito è un po' come la nostra ANAC, il garante, l'autorità antitrust, ha il compito di dettare delle linee guida, dei guidelines come questa, sull'ambito di applicazione territoriale, in questo caso, del GDPR. Sono linee guida del 2018 aggiornate, questa è la versione, vedete, 2.0, nel 2019, proprio il 12 novembre scorso, e pubblicate ieri. Attualmente, come tutti i documenti europei, escono in versione inglese, a cui seguirà poi la traduzione nelle altre lingue, diciamo, nelle settimane successive. Quindi quella che andiamo ad analizzare con la solita tecnica che trovate evidenziata in giallo, le parti più interessanti, è la versione esclusivamente in lingua inglese. Per chi volesse poi metto fra il materiale da scaricare anche la versione italiana attraverso Google Traduttore, quindi non è la versione ufficiale, diciamo, troverete sicuramente degli errori, però diciamo per chi non ha padronanza con l'inglese può aiutare. Diciamo che l'intera linea guida si riferisce all'articolo 3. L'articolo 3 del GDPR è quello sulla competenza territoriale. Diciamo meno interessante per chi come noi lavora in ambito locale, può sembrare meno impattante. In realtà, diciamo, ha un enorme interesse perché a livello comunitario si è discusso, ci si è battuti per l'applicazione extraterritoriale del GDPR. In un mondo governato dai social, dai trattamenti di dati informatizzati, è evidente che se il GDPR si applicasse soltanto alle persone che si trovano in Unione Europea, alle imprese che si trovano nei confini dell'Unione Europea, i colossi come Facebook, Google o qualunque altro social che ormai hanno la maggior parte della popolazione mondiale, compresi i cittadini dell'Unione, ne sarebbero sottratti. Quindi l'articolo 3 è lo strumento attraverso il quale si ha la disciplina del campo di applicazione territoriale, che quindi supera i confini dell'Unione Europea, ma vedremo anche esclude dall'applicazione in Unione Europea di certi trattamenti non rilevanti, proprio attraverso due criteri. Buongiorno Veronica, grazie del buongiorno. Attraverso due criteri. Il criterio della presenza fisica, quindi un soggetto che si trova nei paesi dell'Unione Europea è soggetto generalmente al GDPR, poi vedremo le altre condizioni, e il targeting, cioè se ancorché fuori dall'Unione Europea effettui dei processi di trattamenti di dati personali riguardanti l'Unione Europea, riguardanti persone fisiche con interessi nell'Unione. Questi sono i due principali criteri attraverso i quali il gruppo analizza appunto la disciplina con un documento molto molto interessante sia per la tecnica di redazione. Io consiglio chi ha la possibilità di leggere questi documenti perché sono fatti bene proprio come impostazione tecnica, organizzati schematicamente, esemplificazione, ciao Alfonso, buongiorno anche a te, esemplificazione e anche ripetendo gli stessi concetti, però in modo diverso, in modo tale che possano essere assimilati. Bene, vediamo allora il primo criterio. Vedete? Criterio territoriale, lo chiameremo così. L'articolo 3,1, quando si leggono questi documenti riferiti a norme comunitarie, vengono, a differenza di noi che usiamo la formula articolo 3,1, fra parentesi viene indicato il comma dell'articolo. Quindi l'articolo 3,1 del GDPR stabilisce che il GDPR
trova applicazione ai trattamenti di dati personali nell'ambito di attività di un'organizzazione, di un'impresa, di un titolare o di un responsabile che si trovi all'interno dell'Unione, anche a prescindere dal fatto che il trattamento abbia luogo fuori dall'Unione. Quindi io ho un'impresa, sono nei confini comunitari, sto trattando dei dati personali. Ovviamente questi sono i presupposti perché un'impresa se non tratta dati personali ovviamente non è soggetta al GDPR. Sto trattando dei dati personali, anche se poi questi dati io li trasferisco in un paese terzo, esterno all'Unione, sono soggetto al GDPR. La prima considerazione che fa il gruppo è: attenzione, la norma non si riferisce soltanto al titolare, ma anche al responsabile di trattamento. In inglese controller è il titolare, il processor è il responsabile. Questi sono le due termini inglesi per indicare i due soggetti. Quindi, sia che ci sia l'uno, sia che ci sia l'altro, si ha l'applicazione del GDPR, sottolineando appunto a prescindere dal luogo fisico nel quale si ha il trattamento. Può essere un server in Groenlandia, ma comunque si ha applicazione del GDPR. Cosa si intende per impresa nell'Unione? Il gruppo dà conto che non esiste una definizione di impresa all'interno dell'Unione. Tuttavia esiste la definizione di nelle premesse, Recital 22 sono il preambolo, quello che noi chiamiamo preambolo. Nel preambolo è indicata la definizione appunto di, chiamiamolo stabilimento, almeno ci capiamo meglio, lo stabilimento all'interno dell'Unione Europea. E che cosa prevede? Che cosa prevede il GDPR? Prevede che questo stabilimento, questa istituzione, questo punto di riferimento riguardi o un braccio operativo, una costola dell'impresa principale, o una sede secondaria dotata di personalità giuridica, oppure qualsiasi altro elemento che consenta di poter stabilire un legame fra l'attività esterna e l'attività in unione. La soglia di questo stabile collegamento è molto bassa, dice il GDPR, per iniziare a fare degli esempi. La presenza anche di un solo dipendente all'interno dell'unione può portare all'applicazione del GDPR. Perché se questo singolo dipendente o agente di una impresa non comunitaria sta nell'Unione in modo stabile, quindi non è venuto a fare un viaggio, non è venuto a fare della pubblicità e torna via, ma opera significativamente in modo stabile, allora si crea questo legame fra l'Unione Europea e il trattamento che avviene fuori dalla Unione Europea. Quindi in questo caso lo scopo del GDPR è tutelare le persone nel trattamento dei dati che avvengono in modo stabile, allora trova applicazione anche a questa impresa straniera. Quindi l'impresa straniera che abbia una presenza o tramite una vera e propria localizzazione fisica con tot dipendenti o un suo rappresentante, ancorché itinerante, sul territorio, ma in modo stabile, o un dipendente che comunque stabilmente opera in Unione Europea, rende applicabile la disciplina comunitaria. Il fatto che questo soggetto non europeo non abbia appunto una sede fisica non preclude l'applicazione del GDPR. E qui i primi esempi. Una compagnia di produzione delle macchine
statunitense che ha gli uffici in Bruxelles e opera sul territorio comunitario facendo marketing e pubblicità, ovviamente soggiace al GDPR. L'altro aspetto che sottolineo sempre quando analizziamo questo tipo di documenti è che il legislatore comunitario vuole che si faccia un ragionamento non astratto, quindi non sulla base della visura camerale o della documentazione, ma appunto, come vedete, un'analisi in concreto per vedere appunto se esiste questo stretto collegamento e se esiste questa localizzazione all'interno dell'Unione Europea. In questo secondo paragrafo parla del trattamento dei dati appunto nel contesto di attività dello stabilimento, quindi che cosa significa anche in questo caso attraverso un'analisi in concreto che un soggetto sta svolgendo questa attività. E qui fa due esempi. Dice: come si faccia a stabilire se un dipendente che si trova in Unione Europea sta veramente trattando dei dati per conto di un'impresa non europea, quindi determinando l'applicazione del GDPR? Tieni presente due considerazioni. Uno, il collegamento che c'è fra il titolare e il responsabile e il suo punto di riferimento dentro l'Unione. Se questo legame è forte, quindi se c'è un legame stabile, quindi il soggetto esterno all'Unione da direttive, da informazioni, stabilisce cosa deve fare, allora è un primo indizio della presenza di questo stretto legame. In più, se i soldi, diciamo, il guadagno, le entrate che derivano al soggetto extracomunitario sono significative, quindi prende dei soldi, prende delle entrate, ha dei guadagni da questa attività, è sintomo di uno stretto collegamento. Quindi questi due elementi servono a radicare l'applicazione del GDPR. Quindi un sito e-commerce che ha sede in Cina e quindi non GDPR, ma ha un ufficio a Berlino per sviluppare la sua attività di marketing in Unione Europea, soggiace al GDPR. Almeno quella parte di attività. Ovviamente la parte di attività interamente svolta in Cina non soggiace. Una catena di hotel sudafricana che offre pacchetti turistici anche in inglese, tedesco, spagnolo, francese, ma non ha nessun ufficio in Unione Europea, occorre vedere nel caso concreto se ha un legame forte con l'Unione Europea. Cioè, se offre questi servizi genericamente in tutto il mondo e ovviamente i cittadini comunitari potrebbero fruirne, ma come possono fruirne gli argentini, i sudafricani e quant'altro, e non ha dipendenti, stabilimenti, istituzioni, imprese, punti di riferimento in Europa, allora non si applica il GDPR. Viceversa, se esiste questo legame, lo posso dimostrare, trova applicazione. Qui vengono fatti altri esempi di assenza di un establishment in Unione Europea. Come si diceva, riguarda questo criterio sia la presenza del titolare sia la presenza del responsabile. E anche qui numerosi approfondimenti su questa differenza. È ovvio che quando andiamo a vedere il rapporto fra titolare e responsabile, ci possono essere delle criticità interpretative. Spiego. Facciamo l'esempio in cui io abbia un'impresa, anzi, vi prendo gli esempi direttamente. Una compagnia di vendita messicana fa un contratto con un responsabile di trattamento dati spagnolo per trattare i dati della sua compagnia messicana. Quindi, io sono in Messico, fuori dall'Unione Europea, voglio trattare i miei dati, scelgo un fornitore che ha sede in Spagna, quindi nell'Unione Europea, ma per trattare i dati
dei cittadini messicani, dei miei clienti. Quindi in questo caso siamo fuori dall'applicazione del GDPR. Quindi vedete che non necessariamente la presenza fisica, quindi il criterio della presenza fisica, è un criterio determinante anche relativamente al responsabile di trattamento. Secondo criterio di applicazione è quello del 3,2, cioè il criterio del targeting molto più interessante. Quindi ho un soggetto che è fuori dall'Unione Europea, quindi non ha una sede stabile perché altrimenti si applicherebbe il primo criterio, ma come dice l'articolo 3,2, il GDPR trova applicazione anche ai trattamenti di dati di destinatari che sono nell'Unione, se questi trattamenti avvengono da parte di un responsabile processo o di un titolare che non sono stabiliti nell'Unione. Quando i trattamenti, le attività di trattamento, sono collegate all'offerta di beni e servizi e il monitoraggio di comportamenti. Quindi questa parte, diciamo, della linea guida mi descrivono quando si realizzano questi due meccanismi. Guardiamo gli esempi, ve la faccio breve perché poi il resto, se volete, lo potete da voi. È molto analitico, il documento. Un'impresa australiana offre notizie su cellulare e video, contenuti video, basati sulle preferenze e gli interessi degli utenti, quindi un YouTube. Quindi io mi vedo dei video, mi vedo dei film e me li offre attraverso una profilazione. Bene, gli iscritti ricevono giornalmente o settimanalmente degli aggiornamenti sulla base di questa profilazione. Il servizio è offerto esclusivamente ai cittadini che hanno un numero di telefono australiano. Ok? Quindi Australia, cittadini con numero di telefono australiano. Se il cittadino australiano viene in viaggio in Germania e mentre è in Germania si vede i suoi video e le sue news, è ovvio che non trova applicazione GDPR. Non sto offrendo dei servizi, dei beni a cittadini dell'Unione, o meglio sul territorio dell'Unione, io li sto offrendo ai miei cittadini che casualmente si trovano fisicamente all'interno dell'Unione. Una startup americana che non ha presenza in Europa dà un'applicazione per i turisti basata sulla mappa. Quindi Google Maps, tu ti muovi e questa applicazione traccia il tuo percorso. Quindi tratta i tuoi dati personali di localizzazione, che è un trattamento sensibilissimo, quindi sa dove sei in ogni momento. L'applicazione è utilizzabile per i turisti sia che si trovino a New York, a San Francisco, a Toronto, a Parigi o a Roma. È ovvio che in questo caso trova applicazione GDPR, perché questo servizio non è offerto ai cittadini americani, ancorché viaggino in Europa, ma è offerta a chiunque si iscriva e ottenga la profilazione visitando le varie città e quindi è soggetto, articolo 3,2, alla GDPR relativamente ovviamente a questo aspetto di trattamento. E poi ci sono numerosi altri esempi per spiegare questa applicazione e approfondimenti su cosa si intende l'offerta di beni e servizi, che non necessariamente sono beni fisici, possono essere anche beni immateriali, quelli informatici. Anche in questo caso poi troviamo numerosi esempi di, ecco, per esempio, di applicazione e di non applicazione. Un sito web che si trova gestito, diciamo, in Turchia, quindi fuori dall'Unione Europea, offre servizi di editing e creazione di foto personalizzate, quindi le foto, dati personali. Ciao Amelia. Ben trovata. Il sito c'è in inglese, francese, olandese e tedesco e si può pagare in euro. Il sito indica che gli album delle foto possono essere inviati per posta, in Francia,
Lussemburgo e Benelux in realtà e Germania. In questo caso siamo nel campo di applicazione del GDPR, perché è evidente che per l'uso delle lingue e per l'uso della moneta, che non sono due elementi rilevanti in assoluto, ma sono due indizi fondamentali, quando si usa una lingua comunitaria e quando si usa l'euro, dice il gruppo europeo, sono elementi sintomatici della volontà di offrire servizi in Europa. Non è automatico. Io posso avere anche un'impresa americana che offre ai propri cittadini americani la possibilità di pagare in yen, in euro e quant'altro. Ma quando ci sono questi elementi più altri, in questo caso vedete l'indicazione che si può spedire in Germania, è ovvio che io voglio avere a che fare con clienti europei e quindi trovo applicazione il GDPR. Il fatto che non abbia nessuna sede nell'Unione Europea mi obbliga a nominare un rappresentante. Ricordo questa figura poco trattata del rappresentante dell'impresa non europea all'interno dell'Unione Europea. Viceversa, io ho una impresa che si trova a Monaco, Monaco non fa parte dell'Unione Europea, che tratta i dati personali dei propri dipendenti. E a Monaco i dipendenti sono prevalentemente in lingua italiana e in lingua francese. E magari tratta dati relativi ai pagamenti anche in euro, ma in questo caso non sta offrendo servizi a cittadini italiani o francesi, sta offrendo dei servizi ai propri dipendenti, che casualmente sono italiani e francesi, perché Monaco, diciamo, ha pochi residenti autoctoni. Ecco, in questo caso siamo fuori dal GDPR e poi tante altre esemplificazioni. Il secondo passaggio è quando il trattamento è volto a controllare e fornire informazioni o controllare i comportamenti di soggetti localizzati nell'Unione. Ecco, qui è una cosa importante. Il gruppo europeo sottolinea come il GDPR si applichi alla tutela delle persone fisiche che si trovano nell'Unione, a prescindere dalla loro nazionalità. Quindi, se io vado a offrire servizi a cittadini che si trovano in Italia, il GDPR si applica sia che io tratti dati di italiani, sia che tratti dati di francesi che si trovano in Italia, sia che tratti dati di extracomunitari. Il GDPR, da questo punto di vista, è egualitario. Si difendono le persone fisiche a prescindere dalla loro nazionalità, religione, razza, sesso. Quindi anche il cittadino extracomunitario che è venuto con il barcone, sbarcato in Italia, anche irregolarmente, se oggetto di trattamento di dati da parte di Google Maps, è soggetto alle tutele del GDPR. Quindi attenzione, il GDPR non si applica ai cittadini comunitari. Si applica alle persone fisiche che si trovano nell'ambito di applicazione territoriale dell'Unione Europea. Questo è importante, è una precisazione che non sempre facciamo, però diciamo è molto utile. Noi lo sappiamo, quando trattiamo l'anagrafe della popolazione del residente piuttosto che altri elementi, prescindiamo dalla nazionalità e da altri elementi. Bene, qui poi ci sono altri esempi, anche abbastanza complessi. Vi dicevo, la bontà di questi documenti è alternare la teoria, a volte un po' difficile perché si affronta casistiche un po' particolari, da esempi che poi ti chiariscono, ti aprono una visuale. Una impresa brasiliana vende cibo, ingredienti per fare da mangiare e ricette locali online e offre questo anche a cittadini che si trovano nell'Unione, a persone che si trovano nell'Unione, attraverso una campagna pubblicitaria di questi prodotti e la consegna in Francia, Spagna e Portogallo. La società ha un data processor, quindi ha un'impresa che tratta i propri dati, che fa profilazione dei propri clienti, che si trova in Brasile. Quindi il controllore, il titolare è in Brasile, il responsabile di trattamento è in Brasile. Quindi uno direbbe, siamo fuori dal GDPR? Nein, siamo nel GDPR, perché
perché stai offrendo beni e servizi a cittadini comunitari, o meglio, a persone, vedete la differenza, a persone che si trovano nell'Unione, potrebbero non essere cittadini comunitari, a persone che si trovano nell'Unione e quindi sei soggetto al GDPR, anche se hai tutto il mondo, tutta la tua attività fuori dall'Unione Europea e molti, molti altri esempi. C'è un ultimo capitolo abbastanza settoriale, l'articolo 3,3 del GDPR, che riguarda il campo di applicazione del GDPR se lo prevede la legislazione degli stati membri. A volte può essere legislazione convenzionale, a volte può essere diritto internazionale, però diciamo un tema abbastanza secondario. L'ultimo capitolo che ci interessa è il rappresentante del titolare o del responsabile nell'Unione. Come sappiamo, se non sono localizzato nell'Unione, io devo nominare un rappresentante nell'Unione per poter trattare i dati. Se non lo nomino, è un data breach. Questa è la conseguenza automatica. Quindi, se io non ho designato un rappresentante nell'Unione, io, impresa brasiliana, che ho il responsabile brasiliano e tratto dati di cittadini comunitari, ho commesso un data breach e mi si applicano le sanzioni. Poi lì il problema è tutto il diritto internazionale, come fare a prendere i soldi dall'impresa brasiliana, va bene, ma lì diciamo usciamo anche da quello che è di nostro interesse. Bene, anche qui qualche esempio e siamo arrivati alla fine. Quindi una linea guida abbastanza di settore, fra un po' ne uscirà a brevissimo un'altra organizzata dal gruppo europeo che commenterò a breve. Al momento, ecco, vi consiglio di dare una lettura al documento che vi allego perché può essere comunque utile per fare un ripasso appunto sull'ambito applicativo del GDPR e questo articolo 3, diciamo, poco considerato perché noi siamo al centro dell'Unione e capita raramente di queste tematiche, però se pensate in un ente locale, quando io ho un servizio di un'impresa non comunitaria, ecco, Google piuttosto, Google prima che individuasse la propria sede legale in Irlanda o se uso quei software per trasmettere dati significativi, dati pesanti, WeTransfer o altri, con sede non nell'Unione Europea, ecco l'articolo 3 ci aiuta a capire l'applicazione anche a queste imprese del GDPR. Vi ringrazio e ci vediamo presto. Ciao ciao!